Buongiorno a tutti, cari lettori di Riviera 24. Oggi ci troviamo sempre al liceo GP di Esso ed Imperia insieme a Matteo Lupi, che è qua per conto della compagnia Il Sacco di Ceriana per sensibilizzare gli studenti alla riscoperta delle nostre tradizioni, giusto? Eh sì, siamo felici di essere qui a portare la nostra tradizione di canto popolare in un contesto di gemellaggio tra diversi paesi dell'Europa. Credo che oggi sia quindi una giornata in cui non solo si testimonia l'importanza e il valore della cultura come elemento che unisce le generazioni, ma anche un momento in cui costruiamo una speranza di pace. La Compagnia Sacco ha portato dei brani della Settimana Santa e dei pezzi della sua tradizione popolare profana, e abbiamo anche realizzato un workshop, quindi un momento di educazione, di insegnamento del nostro canto a bordone agli studenti presenti. E quindi noi otto, insieme a altri professori, insegnanti e anche studenti dell'Erasmus, abbiamo insieme eseguito una canzone tipica, La Barbiera di Ceriana, e tutti insieme abbiamo dimostrato come il canto sia un mezzo straordinario di cultura, ma anche di pace. Ecco, oggi tra l'altro il canto non è l'unico protagonista, ma ci sarà anche una seconda parte di questo evento che è invece di tipo culinario, corretto? Sì, perché la Compagnia Sacco ha portato anche la salsiccia alla ceriana. Quindi, come voi sapete, perché tanti amiamo la salsiccia cerianasca, abbiamo deciso di cucinare questo piatto tipico anche a tutti gli studenti che partecipano al progetto Erasmus del VSE, e insieme a questo anche degli altri sapori, le erbe aromatiche che caratterizzano, diciamo, la ricetta originale della salsiccia. Quindi sì, cucina e musica unite insieme per trasmettere valori di fratellanza. Grazie mille. Grazie a voi.